Buonasera carissimi, procediamo all'ascolto della parola che oggi è affascinante, che oggi quando si legge questa parola la si gusta, la si sente, la si tocca, veramente la parola bellissima. Oggi Gesù vuole insegnarci qual è l'atteggiamento giusto per pregare, per chiedere, invocare la misericordia del Padre. Come si deve pregare, figlioli miei? L'atteggiamento giusto per pregare. E per poter rispondere a questa domanda, subito riceviamo dal Signore, bellissima parabola, che ci parla del fariseo e del pubblicano. Allora, ci siamo qua, no? Entrambi salgono al Tempio. Perché cosa? Appunto per pregare. Ma lo fanno in modi completamente diversi e appunto così ottengono alla fine risultati opposti. Allora, tocchiamo adesso il fariseo, ok? Perché più importante possiamo dire dal punto di vista della preghiera. Fariseo, che cosa possiamo dire? Siamo nel Vangelo di Luca. Ve lo dico molto spesso, no? Che Luca quando scrive la parola, cioè lo fa come un pittore, che noi possiamo vedere questa scena, no? La tradizione ci dice che Luca era anche un artista, era uno che sapeva dipingere, no? E allora proviamo a vedere questa cosa, questo brano in tale maniera. Il fariseo prega, ma Luca ci dice, stava in piedi, stando in piedi. Cioè, l'atteggiamento suo è sbagliato. È entrato in questo tempio stando in piedi. Ha dimenticato chi è Dio, che davanti al Signore bisogna chinarsi, bisogna, non so, inginocchiarsi, ma lui stava in piedi e Luca ci sottolinea questa cosa. Allora è molto importante. Guardate, figlioli miei. Dopo che cosa possiamo dire? Che nella sua preghiera usa tantissime parole, no? La sua parola, la sua preghiera, certo, possiamo dire in un certo modo è una preghiera di ringraziamento, no? Rivolta al Signore, ma è così davvero? No, carissimi figlioli, in realtà è un sfogo dei propri meriti. Che cosa dice? E non soltanto lui sfoga i meriti, ma anzi lo fa con una superiorità verso gli altri uomini, no? Qualificati come ladri, ingiusti, adulteri, come per esempio, e segnala quell'altro che era lì, quel pubblicano, questo pubblicano. Ma proprio qui è il problema. Adesso proviamo a capire il fariseo. Cioè, quel fariseo prega Dio, ma in realtà prega se stesso. Nel testo greco si vede questo molto bello, bello carissimi, cioè il testo greco sottolinea che quel tizio, scusate che uso questa parola, no? Che quel tizio prega rivolgendosi a se stesso, e questo è il problema, cioè lui se stesso chiama Dio. Guardate bene, fariseo vuole salvarsi da solo, che cavolo! Chi può salvarsi da solo? Perché sbaglio, figlioli miei? Perché la salvezza può essere soltanto il dono. E tu puoi essere soltanto il mendicante della salvezza, della divina misericordia, della grazia di Dio. Noi non possiamo ottenere perché abbiamo meritato il dono. Noi dobbiamo e possiamo presentarci davanti al Signore soltanto come mendicanti, cioè forse è meglio usare questa parola, come figli di Dio. Voi sapete, carissimi, qual è la prima parola che i bambini imparano? Sì, le mamme dicono ovviamente mamma, i padri dicono no, 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 papà. Assolutamente no. I bambini, la prima parola che la usano è la parola dai, dammi. Capite carissimi? E noi possiamo presentarci davanti al Signore soltanto così,
con l'atteggiamento del bambino, dammi perché io da solo non posso avere. Se tu non me lo dai, io non ce l'avrò. Capite? Questa è la salvezza. Fariseo il problema prega se stesso, invece di avere occhi davanti a Dio, a uno specchio, guarda se stesso. E pur trovandosi nel Tempio, non sento la necessità di prostarsi davanti alla maestà di Dio. Cioè lui sta in piedi, si sente sicuro, no? Quasi possiamo dire fosse il padrone del Tempio. Egli elenca le buone cose compiute. È un buono osservatore della legge, possiamo dire, no? Che cosa dice? Due volte alla settimana digiuno, no? Prega dalle decime, ma carissimi, tutto questo fa senza il senso. Assolutamente. Perché digiunare due volte alla settimana? Perché voi digiunate? Ah, perché mamma mi ha preparato questa pasta, no? Venerdì non mi piace perché mamma mi prepara questo. Oppure gli altri dicono, ah, venerdì, allora faccio qualcosa per mio salute, no? Allora non mangio la carne, non mangio gli ingrassi. Sbagliamo. A che cosa serve il digiuno? Il digiuno serve per sentirsi non sfamati, per sentirsi sfamati, per sentirsi, carissimi, bisognosi, per allargare il nostro cuore. Per questo serve il digiuno. Se tu digiuni soltanto per i motivi della salute o perché mamma non ti ha fatto la salsiccia, no? Non digiunare, ti prego. Anzi, vai in frigo, prendi buona salsiccia e davanti alla tua mamma la mangia. La mangi, ti prego, con la mia benedizione. Perché il tuo digiuno non ha il senso. Lui fa le cose senza il senso. E che cosa fa? Così soltanto, carissimi, lui così disprezza anche gli altri uomini e li chiama peccatori. Quel fariseo disprezza i peccatori e dice, cioè, così, sono lì loro. Insomma, il fariseo che si sente che si ritiene giusto trascura il comandamento più importante, cioè l'amore Dio e l'amore il prossimo. Non basta dunque domandarci, ma quanto preghiamo, quanto tu preghi? Dobbiamo anche chiedere, ma come tu preghi? O meglio dire, come il nostro cuore durante la nostra preghiera? È molto importante esaminare i nostri sentimenti e i nostri pensieri. Ma io domando allora, guardando questo fariseo, ma si può pregare con l'arroganza? Assolutamente no. Si può pregare con l'ipocrisia? Assolutamente no. Soltanto dobbiamo pregare ponendoci davanti a Dio così come siamo nella nostra verità, non come quello fariseo che pregava con l'arroganza, con ipocrisia. È necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore. Soltanto a partire lì possiamo cominciare la nostra preghiera. Il fariseo, pur essendo nel Tempio, ha perso, carissimi, l'orientazione nella vita. Adesso il pubblicano, qui corto. Il pubblicano invece, l'altro, presenta nel Tempio come l'ultimo, umile, pentito, no? Così dice Luca, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi dal cielo, ma si batteva il petto. Cioè, guardate, la sua preghiera è molto breve, no? Brevissima. Non è così lunga come quel fariseo. Che cosa dice? Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore, soltanto questo. Niente più, bella preghiera. Così si rivolge verso il Signore. E lui sa che non si può salvarsi da soli. Infatti, lui era il peccatore, carissimi. Ma questa parabola insegna che si è giusti o peccatori non per la propria appartenenza sociale, ma per il modo di rapportarsi con il Signore. Come mi rapporto con il Signore e anche con i fratelli? I gesti della mia penitenza, per esempio.
Le poche semplici parole del pubblicano testimoniano la sua consapevolezza della sua misera condizione. La sua preghiera è essenziale, è umile, è sicuro di essere uno dei peccatori, no? Che ha bisogno della misericordia. Se il fariseo non chiedeva nulla perché aveva già tutto, il pubblicano si fece un mendicante la misericordia di Dio. E questo è bello, carissimi. Dio piace a vederci con le mani vuote, come oggi vediamo anche nella prima lettura. Vediamo, il Signore è giudice, per lui non c'è preferenza di persone, non è parziale e danno del povero, e ascolta la preghiera dell'oppresso, non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova, quanto si sfoga nel lamento. Carissimi, così ci dice la prima lettura. La vedova e l'orfano erano considerati come l'ultimi, come nessuno, come niente. E guardate cosa ci dice oggi Dio, che loro li ascolta. Dio piace ascoltare gli ultimi. Oppure San Paolo oggi nella seconda lettura scrive una bella cosa. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto, il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, cioè carissimi, Dio che sta per morire quasi, no? Dice così, voi mi siete abbandonati, mi sentivo come con mani vuote, non avevo nulla, ma Dio mi ha portato, Dio mi ha aiutato. Allora Gesù conclude la parabola con una sentenza, io vi dico, questi, cioè il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Di questi due chi è corrotto davvero? Naturalmente il fariseo. Il fariseo è una icona del corrotto che fa finta di pregare, ma riesce soltanto a pavoneggiarsi davanti a uno specchio. È corrotto e fa finta, cioè non sa pregare. Un cristiano che fa così, e purtroppo ci sono così, forse anche io sono così, un cristiano è molto pericoloso perché disprezza Dio, disprezza gli altri. Così nella via chi si crede giusto, nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e disprezza gli altri, è una ipocrisia, possiamo dire. Carissimi, la superbia allontanaci da Dio e dagli altri. L'umiltà, invece, è la condizione per trovare Dio. Allora, Dio ha una debolezza, la debolezza per gli umili. Davanti a un cuore umile, Dio apre totalmente il suo cuore. E noi oggi vi chiedo una cosa, ripetiamo questa cosa, le parole breve del pubblicano. Signore, o oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Che Dio vi benedica. Buona serata.